Mentre dalla base di Cape Canaveral si stacca l'Atlas che porta negli spazi l'astronauta Carpenter, al centro radioascolto spaziale Torre Bert di Torino, organizzato dai fratelli Judica, i radiotelescopi intercettano i segnali radio emessi dalla capsula. Unico in Italia, il centro ha lo scopo di registrare gli impulsi radio provenienti dai corpi spinti in orbita e attraverso successive comparazioni di fornire al NASA, il centro americano preposto alle ricerche spaziali, tutti i possibili dati tecnici. Nel 1960 i fratelli Judica hanno registrato sulla frequenza russa un respiro affannoso e un battito cardiaco, identificati poi dal professor Dogliotti per quelli di un astronauta che ruotava attorno alla Terra. La voce di Gagarin, di Shepard, di Titov, di Glenn e ora di Carpenter sono state fermate su un astro dal centro Torre Bert, il cui contributo al controllo dei viaggi orbitali è stato riconosciuto indispensabile dalle due maggiori protagoniste della corsa allo spazio, America e Russia.
Con i fratelli degli esploratori c'è la signora Anna Vettori. Sono i famosi Udita Corfiglia e con lei che ha gli Taylor assomiglia. La signora Vettori, vi ricordate le grandi polemiche? Perché io dicevo che rassomigliava moltissimo a Elizabeth Taylor, e lo sostengo ancora, che rassomiglia abbastanza, e poi i famosi fratelli Judica Cordiglia. Questa è forse probabilmente una delle cose più belle che noi abbiamo fatto alla Fiera dei Sogni, perché qui siamo riusciti a creare due, direi quasi, scienziati spaziali, perché oggi sono in possesso della stazione di collegamento tra l'Italia e gli Stati Uniti quando ci sono i satelliti americani che volano su nell'alto dei cieli. Comunque da loro sapremo qualche cosa, come vanno le cose e soprattutto come va l'ultimo Lunik che hanno mandato i russi attorno alla Luna. Accomodatevi laggiù. Immaginati di velocità supersoniche, di velocità cosmiche, oserei dire, i fratelli Judica Cordiglia che vi ho presentato poco fa. E questi forse sono quelli che hanno avuto uno dei più bei desideri realizzati della Fiera dei Sogni, perché ci chiesero di andare a fare un viaggio negli Stati Uniti perché volevano vedere da vicino gli uomini del centro spaziale americano, perché avevano costruito con le loro mani un piccolo centro di ascolto vicino a Torino. San Maurizio Canavese. Andarono in America e gli americani si accorsero che questi ragazzi veramente erano bravi, avevano costruito proprio dal niente qualche cosa che poteva essere molto utile. E adesso il loro è diventato un vero centro spaziale, vero e proprio, che è in collegamento. Tutte le volte che gli americani lanciano qualche astronauta, loro sono in collegamento perché devono riferire al centro spaziale americano quello che raccolgono. E in questi ultimi tempi chissà quante cose avrete raccolto, probabilmente cose molto interessanti, no? Beh, in particolare per l'ultima impresa del Gemini, quella del Gemini 8, è stato veramente, ci sono stati dei momenti veramente drammatici quando, subito dopo il rendezvous. La spiegazione ufficiale è stata quella che riferiva il mancato funzionamento di un razzo. Beh, un momento però, qui dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori cos'era successo col Gemini 8. Vi ricordate che il compito dei gemelli spaziali... Siamo alle porte della più grande base spaziale americana dove sono partiti gli astronauti nei loro voli vorticosi attorno alla Terra. Siamo stati accompagnati da autorevoli persone della NASA ed abbiamo visitato i principali centri di ricerca. A voi dunque queste immagini che appartengono al futuro. Man che ci si avvicina a New York.
avvolta dalla tenue luce del tramonto, appare la città dai mille grattacieli.
alle stazioni di ascolto, come ad esempio quella di Blossom Hill, e vi sentiamo accompagnati dal direttore che si trova a 180 km da Washington. Vengono sottoposti all'esame dei tecnici e ben presto vengono battezzati. Dell'aeroporto di Anvil e con un ultimo sguardo dall'alto si abbandona il Master Center per raggiungere il Planet Spacecraft Center in Houston, nel Texas. Dell'Alabama al tiepido sole del Tennessee, poi via verso Houston, Texas. Houston è la ricca metropoli per eccellenza. Subito fuori dalla città, che ha appena 100 anni di vita, si intravedono le pompe dei pozzi di petrolio, dai quali i texani ricavano il loro benessere.
ospedali. Essi infatti sono tutti riuniti e suddivisi per specializzazione. Il grattacielo ospita poi tutti gli uffici dei medici.